Parere positivo della commissione di esperti rispetto al nuovo quesito referendario approvato dal Consiglio Comunale di Bressanone per la consultazione popolare sulla progettata funivia che dovrebbe collegare la stazione ferroviaria alla zona di Sant'Andrea. Ora il quesito dovrà essere nuovamente sottoposto al Consiglio Comunale, il quale dovrà esprimersi con la maggioranza dei 2/3 sull'indizione di un referendum. Successivamente il sindaco potrà indire la consultazione, che comunque non si terrà prima di settembre. Torna anche quest'anno l'Euregio Tour per il trapianto, giunto alla 14ª edizione, una manifestazione ciclistica che abbina lo sport alla sensibilizzazione su un tema molto importante come quello della donazione degli organi. La prima tappa si terrà il 27 giugno da Innsbruck ad Appiano, la seconda il giorno successivo partirà da Appiano per arrivare a Pinzolo, l'ultima frazione si concluderà ad Arco. Le Terme di Merano saranno l'unica società in mano pubblica con fini estranei a quelli istituzionali che non verrà privatizzata. È quanto prevede un emendamento al decreto legge sull'IRPEF presentato dal senatore della SVP Carzeller ed approvato dall'Aula. Le Terme di Merano rimarranno dunque in capo alla provincia autonoma di Bolzano.